Adesso sì. Amici di Dream Trasport, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Santoro. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Pacheco Bruna, che è la terza gara della quinta edizione della Sardegna Handball Cup, con le squadre ormai pronte all'inizio della partita. Noi andiamo a darvi lettura dei roster a disposizione dei due tecnici, partendo dal Pacheco di Marina Pellegata, che ha a sua disposizione il numero 1 Mirkovic, il 2 Albertini, il 3 Marino, il 4 Pugliara, il 5 Firino, il 6 Torrente, il 7 Svigaz, l'8 Farisè, il 9 Poscute, il 10 Galarios e il 12 Monteleone. Invece per Leo Sartori e il suo Brunek, con il numero 1 Rani, col 2 Haller, col 7 Eichner, con l'8 Gatterer, col 9 Pirchler, col 10 Hilber, con l'11 Maurberger, col 12 Milesi, col 13 Abicher, col 16 Leitner, col 17 Steger, col 18 Mulliri, col 21 Irshara, col 23 Hoffer, col 38 Kostner e col 39 Kaufmann si affrontano le squadre che hanno vinto la gara inaugurale di questa quinta edizione della Sardegna Handball Cup. Brunek si è imposta sul Taufers con il punteggio di 22-19, vittoria decisamente più netta quella delle siciliane contro le padrone di casa della Lions Sassari, 36-14. E dunque chi vince quest'oggi entrerà nell'ultima giornata, che si disputerà comunque nella giornata odierna, al primo posto. Brunek che muove il primo pallone della gara, completo quasi interamente nero per le ragazze di Sartori, maglia amaranto e pantaloncini neri invece per il Pacheco. Arriva il primo fischio dei direttori di gara, che sono Enrico Baroffio e Pina Mulas. Muove palla Brunek, la ricezione di Abicher, poi Maurberger, cercata e trovata Victoria Haller, e va a bersaglio con il primo tentativo della partita. E ora primo attacco anche per la squadra di Pellegata, che butta via il pallone, anticipata qui Pugliara, e allora può risalire il campo Brunek con l'intervento irregolare della stessa Pugliara, che va a rallentare l'azione di Sara Maurberger. Poco più di un minuto andato via sul cronometro del primo tempo, 1-0 per Brunek, unico gol fin qui realizzato da Victoria Haller, che ieri ne ha messi a segno 5 nella vittoria contro il Taufers. Abicher, cercata e trovata Eichner, penetrazione di Haller, il cui tiro viene stavolta disinnescato da Mirkovic. Prova a correre il Pacheco con Galarios, poi viene fermata irregolarmente Svigaz quando stava per servire Pugliara. Ora Marino, Poscute, tiro parato da Rami, Poscute fermata fallosamente da Eichner. E arriva immediatamente il primo time out della partita. Sicuramente Marina Pellegata ha qualcosa da mettere a posto. 1-0 Brunek, 1-51, piccola pausa anche per noi. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com. Rientrano in campo Brunek e Pacheco dopo il timeout chiamato da Marina Pellegata, 1-0 per la formazione bolzanina. Qui Marino, pallone che arriva in ala a Pugliara, arriva un'altra parata di Rami,
Pacheco che deve ancora trovare il primo gol della sua partita. Qui presa difettosa di Maurberger, può correre, può scutere, dà un'occhiata a Rami, il pallonetto che termina sulla traversa. Brutto errore questo di Poscute, che ha cercato di essere più bella che efficace. Il suo tiro sbattuto sul legno superiore della porta, ancora imbattuta difesa da Rami. Haller per Habicher. Mulliri, il tiro da fuori potente, centrale di Maurberger, poi sulla palla vagante è più reattiva Mulliri. 2-0 Brunek. Pugliara ha già amministrato il 9 metri. Poscute, Marino, ragiona il centrale della formazione sicula, ex giocatore di Cus Palermo ed Erice. Non è fermata fallosamente, ora Svigaz si è già ripreso a giocare proprio con Marino, che prova a liberarsi della guardia di Haller. Rios torna da Marino per il pivot del Pacheco, poi Svigaz per Poscute, si muove Rios che non riesce a controllare il pallone, dall'altra parte è già scappata Eichner, ma Brunek decide di risalire il campo con pazienza, con Habicher per Haller. Maurberger, muovono palla centrale terzini del Brunek, fermata irregolarmente qui Mulliri. È arrivato il fischio di Mulas a concedere un'altra opportunità in attacco al Brunek. Qui Eichner per Haller, poi Maurberger, palla troppo profonda per Habicher, arriva la persa per la formazione giallonera, che ora si deve difendere dall'attacco che parte dalle mani di Svigaz. Si muove Rios che prova a sfruttare la maggiore fisicità nel duello con la diretta avversaria, guadagna il 9 metri. Poscute, Marino lavora ancora bene in difesa, Victoria Haller. Poscute, dato un'occhiata a Rios, poi il tiro dall'ala di Farisè. Per un attimo Mulas aveva dato l'impressione di voler dare ossigeno al proprio strumento del mestiere, alla fine ha trattenuto il fischio. Brunek che ha guadagnato la metà campo offensiva e ha segnato con Mara Habicher il punto del 3-0. Carestia offensiva che inizia a diventare pesante, quella del Pacheco, 5 minuti e 38 senza gol. Marino, Svigaz, Pugliara, va via con il cambio di direzione a Gatterer, non arriva l'aiuto della difesa, allora Pugliara realizza il primo gol della formazione in maglia granata. Habicher, Haller, Habicher per Maurberger. Ragiona Brunek ancora distante dai 9 metri. Haller, il palleggio del numero 2 che va a cercare in ala la conclusione vincente di Eichner, migliore marcatrice della partita di ieri con 8 reti. Si avvicina dunque alla doppia cifra nel torneo la giocatrice nata a Bressanone. Qua spazio per Galarios, cerca di prendere un po' di ritmo in attacco il Pacheco, ora sotto di 2. Haller, Habicher, Maurberger, esce aggressiva Svigaz, spazio per Haller, continua a far fatica in difesa il Pacheco, continua a far gol con discreta regolarità il Brunek.
scambiano ora Svigaz e Galarios. Marino prova a sfidare Abicher, va a sfondare contro Abicher. Premiato il sacrificio difensivo del numero 13, Mara Abicher. Haller Maurberger si muove, cerca la posizione ora tra seconda e terza Mulliri. Abicher, Maurberger, Haller. Palleggio del centrale di Brunek, fermata con le cattive da Poskute. Abicher, Mulliri, Maurberger, Haller, la lascia lì per Abicher che per un attimo ha avuto lo spazio per la conclusione. Arriva l'infrazione della difesa, possesso ancora giallo-nero. Abicher, Haller, cambio di direzione, arriva stavolta l'aiuto di Marino, ma ci sono 2 minuti per Farisè e 7 metri per Brunek che può allungare sul più 4. Fischiano gli arbitri, va Abicher, tiro che si stampa sulla traversa, raccoglie ancora Abicher che una volta sbaglia, 2 no, 6-2. Marino, Svigaz, Poskute. Taglio interno di Pugliara. Aggressiva in difesa Gatterer. Anzi, si trattava di Gatterer, quel tiro di Marino. Non troppo soddisfatta la panchina del Pacheco dell'inizio della partita delle ragazze in maglia granata. Qui Svigaz, palla alta e irraggiungibile per Pugliara, nuova persa. Abicher, Maurberger, Abicher, Haller. Sta per andare via il primo terzo del primo tempo. Il palleggio di Maurberger, poi Abicher per Haller. La finta di Maurberger che poi cerca Mulliri. Aggressiva Rios. Ora Gatterer a ricevere in ala, Mirkovic a disinnescare il tiro del numero 8. Galarios, Marino, Svigaz, dentro Cinzia Albertini. Il palleggio di Svigaz, Poskute, Marino per Svigaz. Per il palleggio del numero 3, l'incrocio premia la ricezione proprio di Albertini. Spazio per Svigaz, 7 metri stavolta per le sicule. Galarios contro Rami. A bersaglio il numero 10 del Pacheco, pivot nata nel 2001. Abicher, Maurberger per Haller. Finta al tiro, arriva un po' tardi l'aiuto di Rios dopo che Maurberger era stata brava a liberarsi con la finta di Poskute. Abicher ora da terzino, Maurberger da centrale, l'incrocio
sale Gatterer, poi il tiro di Haller che va a colpire sulla testa Poskute. Ultimo tocco della centrale, può fare anche il terzino, è spesso è stata vista in questa posizione in questi due giorni. Angolo già battuto da Brune che va a bersaglio con Gatterer. Nuovo più 4 per Brunek. Albertini, Poskute, fermata da Haller. Non ha gradito l'eccessiva fisicità dell'avversario. Albertini dà un'occhiata a Rios che non può essere servita. Qui Poskute riesce a infilarsi tra le maglie difensive di Brunek ma non a battere rami. Avanza in palleggio indisturbata Abicher. La ferma Galarios. Haller. Arriva la palla persa per Brunek. Allora Marino può ragionare. Svigaz, si muove Galarios, ancora forte in difesa Haller. Marino si accentra e riceve Pugliara. Altro intervento falloso della difesa, stavolta di Maurberger. Sta faticando Pacheco a costruire tiri facili, affermazione immediatamente smentita da Ramune Poskute. Segna il meno 3. Abicher, Haller. Chiama lo schema in attacco Mara Abicher. Si fa vedere Haller. Poi Abicher schiaccia a terra per Mullidi. Fermata da Poskute. Maurberger, Abicher, Haller, da Heichner. Stavolta Mirkovic è brava a chiudere il primo palo. Galarios, palla pericolosa, troppo lenta per Marino, ben letta da Abicher che poi fa correre Heichner. Galarios la costringe ad allargarsi. Alla fine c'è il tocco in area di Abicher, arriva la palla persa di Brunek dopo quella costruita, cioè così si può dire, da Pacheco. Svigaz per Marino, si arriva a Poskute, si torna dal centrale e può sfidare Haller. Galarios a far ripartire la gara dai 9 metri, qui Poskute salta ancora una volta facilmente Eichner, tiro parato da Rami, poi Pugliara con angolo complicato di tiro, arriva il gol di Beatrice Pugliara e il 2 minuti per Sandra Gatterer. Si avvicina a piccoli passi il Pacheco. 15 e 22 giocati nel primo tempo. Giornata di pallamano infinita al Pala Santoro che inizia con la gara che vi stiamo raccontando. A seguire alle 11:30, alle 15:30 e alle 17:30 le gare che chiuderanno il torneo. Maurberger. Mullidi ora in posizione di ala, gioca senza pivot Brunek con l'inferiorità numerica. Abicher, Maurberger, palla recuperata da Poskute ma prima il fallo in difesa fischiato da Baroffi. Arriva il timeout di Sartori, 15 e 49 giocati nel primo tempo, Brunek 5, anzi Pacheco 5, Brunek 7. Timeout in campo, piccola pausa anche per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.7-5 Bruneck, con questo risultato rientrano in campo le due squadre per la terza gara della quinta Sardegna Handball Cup. Noi a raccontarvi l'uscita dal time out delle ragazze di Sartori, con Abicher che viene fermata con le cattive da Svigaz. Haller, Eichner prova a sfidare Albertini, che è brava con mestiere a procurarsi lo sfondamento. Giocatrice Cinzia Albertini, già vista a Sassari e Nuoro, dunque conosce questo palazzetto. Con mestiere è riuscita a difendere bene e a recuperare il pallone. Poschute da Marino, fermata da Maurberger. Ora Svigas dà un'occhiata a Pugliara in ala, torna centralmente da Marino, che poi dà una grande palla a Galarios. Splendida giocata qui di Tania Marino, che imbecca Galarios per il terzo gol di giornata, nono nel torneo. Abicher, Haller avanza in palleggio, poi ribalta anche in maniera un po' rischiosa, cercando e trovando Maurberger. Arrivato il fischio di Baruffio, si muove Mulliri, collassa su di lei la difesa del Pacheco. Pallone ancora tra le mani delle giocatrici giallonere. Haller, Abicher, Maurberger cerca il secondo palo. Gran gol di Sara Maurberger. Bruneck che torna sul più 2. Poschute. Fallo di Eichner. Marino per Pugliara. Entrata a Firinu, eccola a servire Marino. Si inserisce molto bene Poschute. Ora gioca decisamente meglio il Pacheco, tant'è che la forbice tra le due squadre si è decisamente ridotta. Arriva la palla persa per Brune, che ora l'inerzia della gara sembra cambiare padrone. Albertini, Poschute, Marino, Pugliara, un'occhiata a Firinu che non può essere servita. Il palleggio di Pugliara, che poi cerca il primo palo, chiede una spinta. Baruffio si volta dall'altra parte, attacca ora Bruneck. Abicher, Haller si libera di Albertini, 7 metri per Bruneck. Duello tra numeri 2 vinto da Victoria Haller, che ha guadagnato il rigore e può valere il nuovo più 2. Abicher ha precedentemente sbagliato, salvo poi raccogliere la palla vagante, stavolta anche con un pizzico di fortuna e con qualche brivido.
riesce a battere Mirkovic, diventando così la migliore marcatrice della partita, quota 3, raggiungendo Galarios. 9-7 Brunek. Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti del primo tempo. Marino per Poscute. Pugliara si libera della diretta avversaria. Va a bersaglio Beatrice Pugliara. 9-8. Haller per Eichner. Nonostante sia a destra e tiri da destra, sbaglia decisamente poco. Poscute. Muliri complica la ricezione di Albertini, poi il taglio della stessa numero 2 in posizione di doppio pivot, si apre spazio per provare ad andare da Galarios, e ora batte il 9 metri servendo Poscute. Infrazione in difesa di Eichner. Ora Albertini per Poscute, ancora molto fisica la difesa di Brunek. Va, però si addormenta. Rios tira direttamente in porta e riporta sé e le sue compagne a strettissimo contatto. Punteggio ora di 19. Abicher, Maurberger. Maurberger, Abicher, Haller. Servizio per Mulliri. Si riparte dai 9. Haller, Abicher, palleggio del numero 13. Si infila tra le maglie difensive del Pacheco. Sarà Maurberger. Pacheco che si è avvicinata ma che non riesce a ricucire definitivamente lo strappo. Palla persa, palo di Eichner. Una serie di errori, ora fasi di palla a mano non limpidissime. Albertini ha scambiato con Poscute. A organizzare l'attacco del Pacheco ora Farise. A rifiatare in panchina Marino. Pugliara. Fallo di Haller, si lamenta Pugliara, si gioca Poscute, ancora Pugliara per Farise. Il cambio di direzione sta con lei Maurberger. Ancora Pugliara, ancora Haller. La Pugliara va a liberarsi un po' con le cattive della diretta avversaria. Poscute a cercare il primo palo, trovare l'esterno della rete, ma prima il fallo della difesa. Poscute, Pugliara, ancora Maurberger, ora Farise a cercare Rios. Rimangono a terra Rebecca Farise e Sara Maurberger. Ne approfitta per dissettarsi in panchina Eichner. Poscute, Pugliara, tornata Marino. Poscute ha provato a mettersi in proprio. Rios, Marino sotto passivo, l'attacco del Pacheco, deve forzare Pugliara. Respinta di Rami, rimessa al lato per la squadra siciliana. Marino, Pugliara, Marino per Galarios, il palleggio del numero 10, poi Pugliara si libera della diretta avversaria e va a segno, chiede il 2 minuti, richiesta non accolta. 4 gol di Beatrice Pugliara,
10 di squadra per il Pacheco, sotto di 1 a 5 minuti e mezzo dall'intervallo. Haller, Abicher, campo anche per Pirchler, giovanissima classe 2006, nata a Bolzano, di fatto prodotto del settore giovanile del Brunico, unica maglia indossata da questa giovanissima atleta. Ora con la palla in mano, tiro largo, avvicendamento in porta per il Pacheco, spazio per Sara Monteleone. Qui non si capiscono, Albertini e Marino, può scappare Eichner che batte senza alcun problema Monteleone. Il Pacheco è sempre lì che si riavvicina, ma non riesce mai a riagganciare il Brunec, almeno in questa prima frazione. Marino, Pugliara, esce Albertini, nel frattempo rientra Svigaz, il palleggio di Marino si va da Filino, 7 metri Pacheco. Varios, battuta a Rami, siamo sempre lì, meno uno. Maurberger, Abicher, Haller, Eichner, Monteleone lì che la attende sul primo palo. Marino, palla ambiziosa quella con la quale era stata cercata Poscute, altrettanto ambizioso il tentativo di Rami di raggiungere Eichner, ha capito tutto la stessa Marino. Pugliara per Filino, non riesce a controllare l'apertura della compagna. Abicher, Haller, il palleggio di Haller, Monteleone si salva con l'aiuto del palo, poi Pugliara, si è mossa Marino, più vicino c'è Galarios che ha tutto il tempo per coordinarsi per il tiro. Pacheco che trova la parità, 6 gol su 12 sono di Galarios, 50% del fatturato offensivo in termini di reti segnate, porta la firma del numero 10. Haller, Abicher, Maurberger, Haller proprio per il numero 11 che cerca la palla schiacciata a terra per Mullidi. Ultimi 2 minuti del primo tempo, Haller, Abicher, Maurberger ci prova con un piede dentro la linea di 9 metri, la parata di Monteleone che sta facendo decisamente bene da quando è entrata sul terreno di gioco. Svigaz prova a liberarsi di Eichner, poi Marino, spedita per le terre da Haller. Il Pacheco ha già rimesso in moto il pallone, Marino dialoga con Pugliara, poi Svigaz, muovono palla centrale, Terzini in maglia granata si fa vedere e si accentra ricevendo Poscute che sfrutta il lavoro di Galarios per mettere la testa avanti nel finale di primo tempo. Abicher, Haller, ora Sartori è decisamente meno soddisfatto dell'operato delle sue. Haller, Maurberger, Abicher nel sottomano, Maurberger, deviazione del muro, angolo Brunec.
Maurberger si libera di Rios e si inventa il gol del 13 pari. Marino, 12 secondi per l'ultimo tiro del primo tempo. Pugliara sfida Maurberger, Marino non controlla, la Eichner deve tirare dal centrocampo, non se ne avvede, cerca Gatterer, suona la sirena del Palo Santoro, è finito il primo tempo di Pacheco Brunek, 13 pari, questo è il risultato con cui le due squadre rientrano temporaneamente negli spogliatoi. Ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo per rifiatare, ci risentiamo fra circa 10 minuti per la diretta del secondo tempo dal Palo Santoro. A Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'hotel Al Gabbiano, struttura di tradizione e conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigo bar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione, la struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Al Gabbiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna. Amici di Directa Sport, bentornati al Palo Santoro di Sassari. Appena iniziato il secondo tempo di Pacheco Brunek, terza gara della quinta edizione della Sardegna Handball Cup, primi 30 minuti andati in archivio in assoluta parità, 13 gol per parte con il Brunek che era partito meglio, poi il Pacheco pian pianino ha risalito la china fino a mettere la testa avanti nei minuti finali della prima frazione, chiusasi come già detto in parità. Pacheco che ha iniziato non benissimo il secondo tempo con una palla persa, e allora primo attacco per la squadra di Leo Sartori, orchestrato come di consueto da Mara Abicher, che va a pescare in ala Eichner. Altra parata di Monteleone, che ha preso il posto di Mirkovic, ben figurando nei minuti che coach Pellegata le ha concesso sul terreno di gioco. Alle 11.30 sempre in diretta sulle frequenze di Directa Sport la sfida tra Lions e Taufers nel pomeriggio, le due gare restanti alle 15.30 e alle 17.30. Tanto Galarios continua a trafiggere la porta avversaria, 7 reti per lei, 13 complessivamente nel torneo. Abicher, si fa vedere Hilbert,
poi Haller per Maurberger, il palleggio del numero 11, palla troppo alta per Hilber. Pacheco con l'opportunità di trovare il primo doppio vantaggio della partita. Pugliara, serie di cambi di direzione, poi lo scavalcamento, la parata di Rami che inchioda il pallone sul terreno con il piede. Poi Maurberger da Gatterer, fa un passo in anticipo Monteleone, Gatterer se ne accorge e la batte sul primo palo per la nuova parità, stavolta quota 14. Marino, Svigaz, Marino da Pugliara, è iniziato da alla destra, poi con l'ingresso di Firino è entrata un po' più dentro il campo giocando da terzino. Ora Marino prova a sfidare Maurberger, il fallo della difesa, 9 metri già battuto da Rios. Marino per Svigaz, si alza dai 9 metri senza trovare la porta. Maurberger, Haller per Abicher, Maurberger fermata da Pugliara. Baroffio ci pensa un po', alla fine fischia contro la difesa. Abicher, Haller, Abicher per Mulliri, ancora Maurberger ai 10 metri, palla scomoda che Haller non riesce a gestire. Svigaz, è già scappata Pugliara, grande palla, gran controllo e gol di Beatrice Pugliara. 2 minuti anche per Sara Maurberger. Vantaggio per la squadra siciliana, 15-14, cronometro che si ferma, rientra per Brunek. Eichner, 3 gol per lei che era stata la migliore realizzatrice delle sue nella sfida inaugurale di ieri, vinta contro il Taufers. Ancora Eichner, si libera di Marino, non di Galarios. Vicina alla palla recuperata Galarios. 9 metri battuto da Abicher, la finta di Haller fermata da Poschkute e poi evita all'avversario il duro contatto con la Taraflex del Palasantoru. Si alza e va a bersaglio Eichner. Si prosegue sui binari dell'equilibrio. Svigaz, Marino, Pugliara. Marino risale dall'ala Poschkute, ecco Svigaz, tanto spazio, tiro di Svigaz che colpisce il palo, graziata Brunek. Haller, Abicher per Eichner, Mulliri contro la palla, la giocatrice dal papà sardo, nel frattempo segna Eichner, secondo gol consecutivo per il numero 7 in maglia giallo-nera. Rientrata Mirkovic, portiere ucraino con esperienza in Slovacchia e Repubblica Ceca. Nel frattempo tira Galarios, para Rami, Abicher, Maurberger, Haller, il palleggio di Abicher, c'è forte Marino, poi Eichner arginata in qualche maniera da Fidinu. Maurberger con la deviazione del muro che allarga la traiettoria rendendo impossibile l'intervento di Mirkovic. Brunek ritrova il doppio vantaggio e avvio di frazione, sorride così come
in occasione della prima alla squadra guidata da Leo Sartori. Tanto rimane a terra Pugliara, fermata da Mulliri. Marino, Rios ha già battuto il 9 metri. Marino in palleggio, va da Svigas, offre una linea di passaggio Rios. Svigas decide di fare tutto da sola, ha ragione lei. Primo gol per il terzino croato. Maurberger, Abicher va a coinvolgere in ala Hilber, non trova la porta. Marino per Poscute che riceve bene, trova la via del gol. Controparziale di Pacheco, gol di Ramune Poscute. Nuova parità 17, partita godibile quella che sta aprendo il programma di questa mattina. Mulliri, Haller, Habicher. Allora, difende 5-1 con Pugliara in punta. Il Pacheco, Habicher. Palleggio di Maurberger, c'è spazio solo per un attimo per Haller. Abicher, ecco Haller, la finta, si libera di Poscute. Mirkovic le nega la gioia del gol. Si attarda a rientrare il numero 2, prova ad approfittarne il Pacheco, palla troppo alta per Firinu, non riesce a controllarla. Poi imprecisa Marino. Arrivano comunque gli applausi dalla panchina. Maurberger. Si torna indietro da Haller. Serie di palleggi del numero 2. Fallo di Poscute. Allora Maurberger che può sfidare Svigas. Trova Eichner, ennesima segnatura del numero 7. Siamo 18-17. Marino a deviazione, poi Firinu riesce in qualche maniera a tenerla in campo, anzi no. Abicher, Haller, chiama lo schema in attacco Abicher, arriva la persa per Brunek. Pugliara da Mirkovic per Svigas, esce Marino. Rientra Farise. Poscute. Aggressiva Gatterer. Ora Farise per Pugliara. Dentro il campo Poscute che rischia la palla persa. Palla persa che diventa concreta. Pasticcia qui il Pacheco, prova ad approfittarne Eichner, spintonata da Svigas. Due minuti per il numero 7. A terra qui Eichner, un Pugliara che rischia di travolgerla. Si rialza Eichner. 10 minuti 34 secondi nel secondo tempo, un gol di vantaggio per Brunek dopo il 13 pari di metà gara. 5-4 il parziale per
la squadra ora con la palla in mano. Maurberger, Mulliri, Firinu e Pugliara vicinissime al recupero, 9 metri già battuto. Eichner, Mulliri, Abicher, Haller, ora Gatterer. Altro 9 metri, Mulliri lo va a sorprendere. La coppia Poscute Rios guadagna un altro 9 metri. Il numero 18 giallo nero, Abicher ancora da Mulliri. Ancora Poscute con lei. La finta di Maurberger. Lascia lì Pugliara. E batte Mirkovic. Quinto gol di giornata per Sara Maurberger. Partita che si ferma, c'è probabilmente il pallone da sostituire. Ne approfittiamo per offrirvi una fotografia statistica in termini di reti segnate. In questa partita 6 di Eichner, 5 di Maurberger, 3 di Abicher, 2 a testa per Haller e Gatterer, 1 per Mulliri. Queste le marcatrici di Brunek. Per il Pacheco ce ne sono 7 di Rios, 5 di Pugliara, 4 di Poscute e 1 di Svigaz. Rotazioni decisamente più corte per la squadra siciliana. Tanto si alza Pugliara. Meno 1 Pacheco. Abicher. Rientrata Pirchler. Arriva il time out chiamato da Leo Sartori, 12 minuti 4 secondi giocati nella ripresa, 19 Brunek, 18 Pacheco, time out in campo, piccola pausa anche per noi. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Nuovamente in campo Pacheco e Brunek dopo il time out chiamato da Leo Sartori. Ora palla in mano per Abicher che cerca e trova Haller. Risale Gatterer. Ancora il numero 13 di Brunek. Poi Haller, palla un po' bassa e Pirchler riesce comunque ad addomesticare. Poi Mulliri, si torna da Haller. La ferma Poscute. Abicher, Haller, centralmente Pirchler che prova a sfruttare tutti i suoi centimetri, Mirkovic in qualche maniera le evita o le toglie la gioia del gol. Farise, ora c'è Marino all'ala sinistra, con Farise a organizzare l'attacco del Pacheco. Non ci arriva Poscute, Marino si tuffa, ma non la tiene in campo. Pirchler, Abicher, Haller. Fallo subito da Eichner. Abicher
Palla troppo alta, Mulli di trattenuta. Haller. Pallone ancora tra le mani delle giocatrici di Brunek, con Abicher che tira sul muro di Galarios. Pirchler. E sfugge il pallone, allora si alza il braccio di Baroffio. Abicher in ala per Gatterer. Mirkovic a dirle di no. Farisè. Pugliara. Firinu. Pugliara, Farisè, Poscute, Marino. Si libera di Eichner e poi viene fermata al momento del tiro. 7 metri per il Pacheco, 2 minuti per Eichner. Dai 7 metri la solita Galarios. L'aspetta un paio di passi più avanti rispetto alla linea di porta. Rami. Va Rios. 100% dei 7 metri per Galarios. Pari 19. Quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto di gara, Mulleri dall'ala. Poscute. Farisè. Pugliara. Palla di ritorno per Farisè. Pugliara spintonata. Pugliara potrebbe aver speso una parola per ogni fischio arbitrale. Farisè. Il palleggio del numero 8, forte Haller. Farisè. In ala servita Marino, pallonetto che va a sbattere sul palo. E quella palla recuperata da Brunek. Si scusa Marino per l'imprecisione al tiro. Brunek con la palla per trovare un altro doppio vantaggio. Haller. Taglio dietro la schiena di Rios, di Maurberger, non ha trovato modo per servirla Haller. Eccola ora Maurberger. Haller. Abicher. Fermata fallosamente dalla difesa. Mulliri per Maurberger che si beve Galarios e trafigge Mirkovic. Sono 6 per l'ex Bressanone. Sarà Maurberger, nuovo più 2. Pugliara. Firinu. Farisè, la finta, Abicher rimane lì. Bella giocata di Rebecca Farisè, che diventa la quinta giocatrice del Pacheco ad andare a bersaglio in questa mattinata al Pala Santur. Abicher per Haller. Maurberger pasticcia un po' al momento di controllare il pallone, poi Abicher. Mirkovic, poi scappa via Pugliara, imbeccata da Mirkovic, prova con lo schiaffetto, Pugliara va a travolgere l'estremo difensore avversario e si rialza senza particolari guai. Palla un pizzico lunga quella di Mirkovic e sfuma così la possibilità di agganciare il pari per le ragazze di Pellegata. 21-20, ultimi 12 di partita iniziati da 6 secondi. Haller.
la coppia Poscute Galarios la ferma, Abicher, ancora Galarios. Maurberger, Abicher per Haller, va a sfondare contro Marino, perso il controllo del corpo qui Sandra Gatterer. A risalire il campo il Pacheco, ora Farisè, Svigaz. Pugliara scambia un paio di volte con Farisè, la ricezione di Firinu, poi Farisè in ala, riceve Pugliara, la parata di Rami intuisce l'angolo di tiro scelto dal numero 4 del Pacheco. Mulliri, Maurberger, Haller, altro sfondamento. Spazio per Svigaz, servita Pugliara che poi va a colpire sulla faccia Mulliri. Due minuti per Pugliara, contatto che è sembrato fortuito. Si accomoda in panchina per i prossimi 120 secondi. Beatrice Pugliara, 6 gol per lei, 3 ieri. Chiede il rosso la panchina di Brunek. Arbitri di difforme opinione. Alle 11.30 la diretta di Lions Pacheco, quarta gara della quinta edizione della Sardinian World Cup. Farisè, cercata Galarios quando forse si poteva anche andare al tiro. Va Farisè, si libera di Abicher, fallo della difesa. Svigaz si libera di Maurberger, tiro parato da Rami, ora Abicher, Maurberger, Mulliri e viceversa. Abicher, Haller, Abicher per ancora Maurberger, fan girare palla, giocano un po' col cronometro le ragazze di Sartori, chiaramente per quanto consentito dal regolamento. Qua arriva il pasticcio di Haller, Farisè pensa per un attimo alla palla lunga, poi torna con giudizio e pazienza da Marino. Svigaz, Farisè, Svigaz, si muove Galarios e poi termina a terra nel contatto con Maurberger. Il pallone ancora per le ragazze della squadra siciliana, taglio di Marino, 7 metri per il Pacheco. Galarios sta già andando a prendere il pallone. Galarios per pareggiare a quota 21. Una finta, Rami non può nulla. Segna Galarios. 21 pari, 9 gol per la migliore realizzatrice della partita. Haller scambia con Abicher, si fa vedere Gatterer, chiamata fuori Eichner, di Poscute vicina, la palla recuperata. Maurberger, contatto duro con Svigaz, colpita al
costato qui Maurberger. Leggermente claudicante, la classe 1999. Eichner, Haller, si fa vedere Maurberger che sta bene, prova a dimostrarlo, ma il tiro è alto. 7.5 al termine, poco meno, continua a regnare l'equilibrio. Svigaz. Farise. Poscute, presa di posizione di Rios, altro 7 metri, sta facendo tutta la differenza del mondo cara Rios. Sta facendo tutta la differenza e anche qualcosa di più, visto che ora va a recuperare in prima persona lo spazzolone per asciugare la chiazza di sudore e poi provare a trasformare il 7 metri, che consentirebbe, potrebbe consentire al Pacheco di andare avanti di 1 e soprattutto a Galarios di toccare quota 10 quando c'è ancora da giocare. Infallibile Galarios, doppia cifra per lei, 22-21 per il Pacheco, che così come nel primo tempo mette la testa avanti nei minuti finali. Abicher, Gatterer, Haller, Mulliri, Maurberger, brutta palla per Abicher che non controlla, gestisce Farise. Svigaz, Poscute, continua ad essere un grosso problema Galarios, palla che ora circola perimetralmente. Marino dai 9, Poscute, eccolo un altro pallone per Galarios, inarginabile, 23-21. Gatterer, Haller, un po' di storie tese qui tra Haller e Farise, e sì un torneo amichevole, ma qua vogliono vincere tutti. Abicher cerca il secondo palo, trova il fallo di Rios. Abicher, Mulliri tiene il pallone in campo, poi Maurberger ancora centralmente per Abicher, spazio per Haller, 7 metri. Infuriato Sartori in panchina, e voleva anche il 2 minuti per la giocatrice autrice del fallo. Va Abicher, quarto gol nella sua partita. Brunek nuovamente a strettissimo contatto, timeout per il Pacheco che ha un gol di vantaggio a 4 minuti e 36 della sirena finale, timeout in campo, piccola pausa anche per noi. A Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'hotel Al Gabbiano, struttura di tradizione a conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigo bar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione, la struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie.
Hotel Al Gabbiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna. Ultimi 4 minuti e mezzo di Pacheco Brunek, un gol di vantaggio per la squadra ora con la palla in mano. Svigaz, Farise, Poskute, Svigaz, Pugliara che è tornata in posizione di ala, va non troppo lontano dalla palla persa, decisione arbitrale che sorride alla squadra siciliana. Poskute dopo il palleggio prova a far passare il palo in un pertugio che non c'è, allora Aichner può scappare per il pari. 23-23 segna Aichner. Svigaz, Farise, taglio di Marino che va un po' a pestarsi i piedi con Poskute. Farise cerca Pugliara, ha capito tutto Mulliri, la palla lunga per Aichner, diventa un passaggio per Mirkovic. Che imprecisione di troppo, Marino rischia di sfondare, anzi sfonda contro Abicher. Un po' troppi errori in questa fase di partita, si lamenta la panchina del Pacheco. Baroffia non dà troppa udienza. 2 minuti e 40 al termine, sempre 23 pari qui. Maur Berger si libera di Svigaz, fischio che sorride all'attacco, qui si addormenta il Pacheco, non ne approfitta Mulliri. Il possesso è per la squadra siciliana che guadagna la metà campo offensiva. Marino scambia con Poskute, Svigaz, Farise, taglio dietro la schiena di Poskute, si addormenta Gatterer, segna Poskute. 24-23, 120 secondi, anche meno a giocare. Maurberger, Abicher, Maurberger, non c'è spazio per tirare, allora Haller, Abicher, Gatterer, Haller, 100 secondi al termine. Scambiano Haller e Maurberger, si fa vedere Gatterer, pallone per Abicher, Mulliri, Maurberger si libera di Poskute, non c'è il fischio, palla persa allora. Gioca col cronometro il Pacheco. Il braccio degli arbitri è ancora basso. Svigaz, Farise, Poskute, fermata da Aichner. 2 minuti per il set dei Brunek, e dunque si complica ulteriormente il compito delle ragazze di Sartori che chiuderanno la partita in inferiorità numerica e devono recuperare un gol in 57 secondi. Poskute, Svigaz ha ricevuto da Farise, arriva il time out dalla panchina del Pacheco per gestire al meglio gli ultimi 50 minuti di partita e il gol di vantaggio. Time out in campo e allora altra pausa anche per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. In campo Pacheco e Brunek per gli ultimi 42 secondi di partita, un gol di vantaggio da gestire per la squadra con la palla in mano che prova a chiuderla con un po' di anticipo. Pugliara viene fermata, continua a correre il cronometro, sempre più ridotte le possibilità di Brunek, poscute per Galarios, non la tiene nessuno e la chiude la migliore in campo per distacco, 12 gol in questa terza gara della quarta Sardegna Handball Cup, seconda vittoria in altrettante gare dunque per il Pacheco, che vola in vetta con 4 punti. Da stabilire solo il risultato finale. Haller, Maurberger per addolcire la sconfitta, Paramirkovic prova poscute a porta vuota, suona la sirena al Pala Santoro, ha vinto il Pacheco 25-23 il risultato finale, così come appena detto, con questi due punti la squadra siciliana vola a quota 4, rimane invece a quota 2 il Brunek alle 11.30. L'altra gara della giornata, la seconda gara delle quattro previste in questa giornata, di fronte Lions e Taufers. Noi ci prendiamo una piccola pausa giusto al tempo per rifiatare un po', ringrazio per ora, ma solo per ora, Andrea Farris, ricordo per l'ultima volta il risultato finale, Pacheco 25, Brunek 23, un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di DirectaSport.it.